Siamo a Medicina in un sabato pomeriggio tembrino, vicino alla primavera a quest'ora, con Kim Bishop. Ciao. Tu hai una storia da raccontarci? Sì, io 2 anni e mezzo fa ormai ho deciso insieme a altri cittadini di Medicina di fondare un'associazione che si chiama Medicina Alternativa, che poi ha deciso di candidarsi alle elezioni e di portare i cittadini dentro la politica di questo paese. E stiamo cercando di cambiare le cose, di svegliare un pochino l'animo civico di questa città della bassa emiliana, quasi romagnola. In odor di Romagna, sì, esatto. Tu sei molto giovane. Ma in realtà li porto bene perché vado verso i 32. E beh, sei giovane, giovane politicamente, sì, parlando. Sì, sì. E l'approccio, mi sembra, del vostro movimento, perché non è un partito, giusto? No, no, un movimento, non, movimento. È proprio un approccio moderno, nel senso, davanti ai problemi, i problemi non sono né di destra né di sinistra, si cerca di risolverli. Certo, certo, la nostra idea è proprio questa, cioè affrontare nel merito le questioni e unire le forze per affrontare determinati temi e cercare di fare il bene dei cittadini, che purtroppo dalla politica è stato per troppo tempo dimenticato. Infatti oggi 2 cose molto particolari. Primo, la motivazione che vi ha portato a indire questa manifestazione. Sì, noi siamo stati informati purtroppo molto tardi del nuovo piano strategico della ASL di Imola, che prevedeva la chiusura del reparto di radiologia del nostro ormai già ex ospedale di Medicina e la soppressione nell'ambulanza notturna dalle 8 alle 7 del mattino. Che non significa, come ci è stato attribuito, lottare per un'ambulanza di Medicina, un campanilismo, significa lottare per un'ambulanza che serve il territorio del circondario. Passeremo da 3 ambulanze notturne a 2 e a noi non interessa che sia il problema di Medicina, ma è il problema dell'intero territorio, anche dei comuni limitrofi, e noi non ci stiamo che venga sempre tagliato il servizio alla base, un servizio così importante come quello dell'emergenza sanitaria. Anche perché le risorse poi in realtà sul territorio ci sono, ma politicamente vengono indirizzate da altre parti. Certo, perché noi manifestiamo sicuramente contro i tagli di questo governo, ma manifestiamo anche contro il fatto che riteniamo che la ASL di Imola gestisca molto male i soldi che ha, anche perché abbiamo fatto diverse ipotesi che potevano evitare di tagliare questi soldi a livello delle ambulanze, ma ovviamente almeno fino ad ora non sono state ascoltate queste ipotesi. Si va avanti verso il taglio di questa ambulanza, che riteniamo veramente inopportuno. Quindi questo è il primo aspetto un po' inconsueto in un territorio ricco e socialmente avanzato come il nostro, doversi battere per un'ambulanza, sì. Più da altre regioni. Ma vi è un'altra novità oggi, è talmente trasversale questa iniziativa che ci siete voi, ma anche un rappresentante del centrodestra di Imola. Certo. Certo, perché noi non abbiamo nessun tipo di problema, come ho detto prima, certo, ci sono molte cose che noi col centrodestra non condividiamo, però se loro ritengono di dover lottare per un servizio e per un diritto locale, noi condividiamo la lotta e uniamo le forze. Ma è vero che siete grillini? Non siamo grillini, noi ci riteniamo un movimento civico. Sicuramente bisogna ammettere che condividiamo molte delle loro visioni e sinceramente siamo anche molto simili, non siamo altro che cittadini che invece di continuare a lamentarsi e poi non fare niente, hanno deciso che l'unico modo per cambiare le cose è entrare in politica, perché è lì che le decisioni vengono prese e non al di fuori. E quindi anche con loro, come con la destra e come con chiunque altro, noi se condividiamo le cose combattiamo, ma rimaniamo una forza locale. Kim, grazie e buona lotta, tra virgolette. Grazie.